Ciao ragazzi, oggi terminiamo i nostri tutorial con il nostro Kerbal Space Program 2. Ci ritorniamo al centro d'addestramento e stavolta andiamo a vedere i trasferimenti orbitali. Ce ne sono... non sono molti i tutorial, ma vedrete che meritano tantissimo. Partiamo! Orbital transfer. Trasferimenti orbitali. Come ben sai, più veloce vai, più alta diventa la tua orbita. Se ti muovi abbastanza velocemente, la tua orbita potrebbe incrociare quella di altri oggetti, come una luna o un pianeta. Il corpo celeste più vicino a Kerbin è Moon. Se vuoi far volare il tuo razzo, Moon è un'ottima destinazione. Il vero problema di questo volo è pianificare la partenza per far sì che Moon catturi il tuo veicolo al suo zenith. Se sbagli i tempi, potresti mancare Moon, il che porterebbe a un mucchio di scartoffie da compilare. Supponiamo che la partenza sia stata calcolata a dovere e che Moon sia lì ad accoglierti. Mentre il tuo veicolo si avvicina, Moon entrerà in una zona dove l'influenza gravitazionale di Moon sulla tua orbita è più forte di quella di Kerbin. Questa zona si chiama sfera di influenza di Moon. Hai dovuto raggiungere velocità folli per sfuggire alla gravità di Kerbin, troppo alte per permettere alla bassa gravità di Moon di catturarti. Se non rallenti, il tuo veicolo oltrepasserà Moon e finirà alla deriva nello spazio. Hai presente le scartoffie di prima? Quando sarai nella gravità di Moon, il miglior modo per rallentare è avviare i motori in direzione retrograda, finché la traiettoria non diventa una bella e stabile orbita. Ora sei una luna di Moon. Quindi, in pratica, andiamo sulla Luna, ad orbitare sulla Luna in questo tutorial, ok? Andiamo quindi a vedere come si fa. In teoria dovreste già averlo capito, perché se siete stati attenti nei tutorial precedenti dovrebbe essere piuttosto chiaro. Però c'è qualche punto ancora da capire, ok? Il nostro razzo è in orbita su Kerbin ed è pronto per prendere il volo. La missione di oggi è, rullo di tamburi, intercettare Moon ed entrare nella sua orbita. Per farsi catturare dalla gravità di Moon, che in realtà è la nostra luna, il nostro veicolo deve entrare nella sua sfera di influenza, ossia la zona in cui la gravità di Moon è più forte di quella di qualsiasi altro corpo celeste vicino, ok? Sfera di influenza vuol dire entrare in una posizione in cui la Luna ci attira molto più di qualsiasi altra cosa. Creiamo un piano di manovra per delineare quando e quanto tempo dovremo tenere accesi i nostri motori per intercettare Moon. Andiamo alla visuale della mappa. Ottimo, adesso ci insegna un nuovo trucchetto. Possiamo selezionare qualsiasi oggetto come bersaglio nella visuale della mappa. Impostare un oggetto come bersaglio dà accesso a informazioni utili e attiva nuovi strumenti. Una volta selezionato un corpo celeste o un altro oggetto nello spazio, la nostra manovra fornirà informazioni sul suo passaggio più vicino e sul relativo angolo piano. Molto utile per imbattersi in qualcuno o qualcosa nello spazio. Ora la visuale segue il nostro veicolo, eccolo qua, in orbita attorno a Kerbin. Regoliamola finché non riusciamo a vedere Moon. Dopodiché clicca su Moon col pulsante destro per impostarlo come bersaglio. Ok, allora ci allontaniamo. Eccola! Oppala! Qui abbiamo Moon. Quindi, andiamo col pulsante destro e lo impostiamo come bersaglio. Ok, impostiamo questa manovra tenendo a mente due cose. Per prima cosa, Moon è in movimento, non è fermo. Fosse fermo sarebbe facile, ma è in movimento. Non possiamo mandare il nostro veicolo verso la posizione attuale di Moon, bensì dove Moon si troverà dopo che il nostro veicolo avrà volato ad inerzia partendo da Kerbin. In pratica, se adesso Moon è qui e noi puntiamo qui per far arrivare il nostro razzo, nel frattempo Moon si sposterà, quindi quando noi arriveremo qui non ci sarà più Moon, sarà da un'altra parte e quindi noi dovremo tornare indietro, avremo sbagliato. In più, ricordi che aumentare la velocità espande il lato opposto della tua orbita? Visto che stiamo posizionando questo piano di manovra dove vogliamo accendere i motori, dovremmo impostare come punto di partenza il lato di Kerbin opposto a quello dove vogliamo intercettare Moon. Quindi, se noi vogliamo intercettare Moon qui, per esempio, dovremo attivare il piano di manovra qui, quando saremo da questa parte, ok?
Impostare una manovra richiede di solito un'ipotesi da formulare, una serie di accorgimenti da apportare finché non si arriva ad un contatto. Per fortuna qui con te hai un signor navigatore, quindi farà il navigatore il lavoro sporco. Secondo i miei calcoli dobbiamo impostare la nostra manovra qui. Ok. Va bene? Qui. Apri il menu contestuale cliccando con il pulsante sinistro, qua vicino, eccoci, e ora creiamo un piano di manovra. Excellent. Abbiamo appena creato un piano di manovra. Possiamo scoprire se le nostre tempistiche di partenza sono corrette scegliendo una direzione e accelerando al massimo. Ma un piano di manovra può rivelarci in anticipo quanto delta V ci servirà per quanto tempo bisognerà tenere accesi i motori, finché, nonché in quale direzione dovremo orientare il nostro veicolo. Potrebbe sembrare un po' complicato, ora vedrete che in realtà è più semplice di quanto sembri, quantomeno qui sopra, ok? Ora noi abbiamo tutte queste freccette, no? Ma se noi le tiriamo... Che succede? Opla, guardate un po'. Si allungano. Si allunga l'orbita. Qui la accorciamo, quindi no. Qui la tiriamo. Qui la tiriamo. È diventata molto lunga. Ok. Quella manovra verso la fine della tua traiettoria è proprio ciò che vogliamo. Se eseguiamo questo piano, intercetteremo Moon. Diamogli un'occhiata. Vedete, l'orbita di Moon è questa, questo cerchio bianco. Noi, in pratica, da qua, faremo questo lavoro e qui potremo intercettare Moon. Questa è la sua orbita e qui sarà fino a dove potremo arrivare. Dopodiché dovremo ridurre i motori. Se una manovra sembra corretta ma non sfocia nel contatto in cui speravi, possiamo sempre modificare il punto di partenza della manovra selezionando e trascinando il centro del pianeta di manovra. Se non hai alcuna manovra, puoi eliminare il piano e cliccare qua sopra. Questo qua, ovviamente, buttiamo via questo piano che abbiamo appena creato. Quando cerchi di partire da Kerbin, le manovre sono preziose. Torna a fare pratica ogni volta che vuoi. E qui abbiamo finito un altro tutorial. Abbiamo una manovra pianificata per intercettare Moon. Metà del lavoro è fatto. L'altra metà consiste nell'eseguire la manovra e intercettare Moon. Qui per ora era tutta teoria. Accedi alla visuale della mappa. Andiamo. Whenever we have a maneuver plan, a burn timer will appear. Per ogni piano di manovra troverai un timer di accensione. Il timer mostra quanto tempo resta prima di dover eseguire la manovra. Ho messo in pausa la simulazione, perciò non temere, il numero non scenderà. Ok, lo vediamo qua, 13.05. Non so, credo che siano secondi, ora vediamo. Questo timer ci dice per quanto tempo dobbiamo tenere accesi i motori al 100% di accelerazione per completare la manovra. Ok, questo qua sotto. Termine accensione tra... Andiamo avanti. Ora diamo un'occhiata alla navisfera. Ora i nostri cari indicatori, prograado e retrogrado, hanno un nuovo amico, l'indicatore manovra. Eccolo qua. Il nuovo arrivato serve a mostrare l'orientamento della nostra manovra in programma. Durante l'accensione, a noi serve che questo indicatore sia al centro della navisfera. Per fortuna possiamo selezionare il pulsante manovra sui controlli SAS per mirare al relativo indicatore. Clicchiamolo. Now your vehicle is properly oriented. Ok, lui adesso è orientato dove deve essere orientato. Grazie alla magia dell'SAS, di molta più matematica di quanto mi piacerebbe ammettere, il nostro veicolo è orientato correttamente. Siamo ancora lontani dall'accensione programmata, perciò diamoci una mossa. Potremmo affidarci ai nostri riflessi per attivare un'accelerazione temporale al momento giusto, ma perché non scegliere un'alternativa meno stressante e accelerare verso un punto specifico della nostra orbita? Vedi questo pulsante? Lo vediamo qua che lampeggia. Selezionalo. Ah no, erano 12 minuti e 28-27 secondi, quindi ci sono ancora 12 minuti e mezzo circa. Vedi questo pulsante? Selezionalo per attivare automaticamente un'accelerazione temporale subito prima dell'inizio della nostra manovra. Ok, clicchiamolo. Departure burn, here we come. Vedete, 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 stiamo arrivando, stiamo arrivando. Piano piano la navicella gira.
Ok, a 1 minuto e 7 si ferma. Siamo usciti appena prima dell'accensione dei motori e ho messo di nuovo in pausa la simulazione. Dopo aver selezionato continua, ricorda di aspettare fino a quando il contrarovescio raggiungerà lo 0. A quel punto dovremo mettere l'acceleratore al massimo finché il timer di accensione non arriverà a 0, quello di sotto. Dopodiché rallenteremo subito per evitare di superare il nostro bersaglio. Ok. Siamo a 30 secondi. Quando arriviamo qui a 0, quindi tra 25 secondi, butteremo la manetta al massimo e poi vedremo il termine dell'accensione quando ci viene detto e dovremo di nuovo far togliere l'acceleratore. 9 secondi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai! Occhio al timer di accensione, quando arriva a 0 spegniamo i motori. Guardate, vedete, è partito un altro timer, siamo a 38, 37, 35, 34. Stiamo piano piano allontanandoci, vedete? Sta aumentando il nostro indicatore. Guardate come si allontana, piano piano si allontana, dobbiamo arrivare circa qua. Ok, 15 secondi, guardate, tanto lui continua ad aumentare, aumenta in modo anche abbastanza rapido. E quando tra pochi secondi si fermerà, il timer arriverà a dove deve arrivare, noi dovremo spegnere. 2, 1. Everything's looking great. Ok, cut the throttle. Sembra tutto a posto, stacca tutto. Imposta l'acceleratore o 0 oppure premi X. In questo caso premiamo X perché facciamo un po' prima, ok? Ok, ottimo lavoro, hai eseguito con successo una manovra e ora siamo in viaggio verso Moon. Vedete? Piano piano. Ci stiamo allontanando dall'orbita. Nel frattempo qua lei sta arrivando. Per non rovinare il finale, andiamo al tutorial successivo e vediamo cosa dobbiamo combinare quando siamo lì. Ok? Partiamo. Ci vorrà del tempo per raggiungere Moon, ma non farti ingannare dall'attesa. Ora stiamo viaggiando a velocità mai raggiunte prima da un Kerbal. Quando entreremo nella sfera di influenza di Moon, saremo troppo veloci per la gravità di Moon e il nostro veicolo non potrà essere catturato. Per orbitare intorno a Moon, dovremo accendere i motori in direzione retrograda una volta dentro la sua SDI, sfera di influenza. Così facendo, rallenteremo abbastanza da non finire scaraventati nello spazio profondo, che non è mai una bella cosa. Accendi la visuale della mappa e andiamo. Accelerazione temporale, andiamo a 1000 per, cioè ogni secondo in realtà di gioco di quello che stiamo vedendo sono 1000 secondi in quello che sarebbe la realtà di questo Kirby nello spazio. Andiamo. Addio Kirby, ci mancherai. Eccoci. Stiamo arrivando, qui è la luna che si muove piano piano. Noi siamo lì, siamo lì. Qui entriamo nella sua sfera di influenza. Ok. Ti do il benvenuto nella sfera di influenza di Moon. Torniamo al tempo reale per creare la nostra manovra di cattura. Tempo reale 1 a 1. Ok. Hai notato che ora abbiamo un periapside sopra Moon? Ma ancora niente apoapside, il motivo è che stiamo andando troppo veloci, non possiamo completare un'orbita prima di andare oltre Moon. Non temere, abbiamo ancora tempo per rimediare, il nostro obiettivo è rallentare abbastanza da avere l'apoapside e il periapside all'interno della sfera di influenza di Moon. Ricorda la regola degli opposti orbitali, dato che vogliamo abbassare il nostro apoapside, dovremo posizionare il nostro piano di manovra del periapside. Cominciamo. Apri il menu contestuale cliccando con il tasto sinistro del mouse vicino all'icona del periapside. Eccoci. Crea un piano di manovra. Per ridurre il nostro apoapside dobbiamo prima rallentare procedendo all'indietro e in direzione retrograda. Non può come uscire dall'orbita di Kerbin, ma ci fermeremo prima che la nostra traiettoria incroci la polvere di Moon. Crea una manovra che orbiti intorno a Moon tirando la freccia retrograda del piano di manovra. Vediamo un po', retrograda, dov'è?
Eccola, questa è prograda e questa è retrograda. Tiriamo, tiriamo. Oppla, oppla, guardate quante cose cambiano. Oppla, vediamo, vediamo. Ok. Piano di manovra a posto. Ora assicuriamoci di essere orientati correttamente. Orienta il veicolo verso la manovra utilizzando il SAS. Quindi questa, la manovra che ci permette di orientarci in quello che dobbiamo fare. La manovra è corretta e abbiamo puntato nella direzione giusta. Ora dobbiamo solo accelerare il tempo nel punto esatto. Quindi, qui, andiamo qui sopra. Ok, ci siamo quasi. Quando il conto alla rovescia raggiungerà lo zero, ti darò il segnale per accelerare e avviare l'accensione di cattura. Al mio via. Allora, vedete qua, siamo a 25 secondi. Tanto qua vi faccio dare un'occhiata a dove siamo, cosa abbiamo combinato. Siamo stati catturati da questa sfera di influenza. Che roba, che roba, che roba magnifica. Pensare a queste forze che governano l'universo è sempre incredibile. Ok, siamo arrivati. E a questo punto, via. Tutta potenza. 5, 4, 3, 2, 1. X. Olè. Un volo coi fiocchi. Direi che ora puoi provare a fare tutto questo nella realtà. Insomma. Ok? E questo, ragazzi? Completa il nostro tutorial con il nostro Kerbal che adesso se ne ruota felice intorno alla nostra luna. Qui vabbè, abbiamo annullato il piano di volo, quindi tutto veniva annullato e ci ha dato la missione fallita. In realtà era già finita, come avete visto, e ora noi siamo qui che ruotiamo intorno alla luna. Questo ragazzi è Kerbal Space Program 2, un gioco complesso, decisamente complesso, ma anche veramente esaltante. È in Early Access, verrà espanso, si espanderà in futuro attraverso una serie di attività multigiocatore, forse si può già atterrare sui pianeti, bisogna saperlo fare ovviamente, ma si può già fare. E tutto questo in un titolo che è anche sviluppato dall'ESA, ossia l'Agenzia Europea per lo Spazio. È un gioco che fa anche un po' sognare, dai, fa un po' sognare tutti quanti e che consiglio caldamente a tutti quelli che vogliono scoprire un po' lo spazio in un modo originale, se vogliamo, in un modo anche molto appassionato, ok? Ragazzi, qui un po' senza parole, perché comunque è sempre una piccola emozione anche fare questi viaggi interstellari attraverso delle dinamiche realistiche, effettivamente realistiche. Vi ringrazio per essere stati con noi, spero che questi tutorial vi siano piaciuti e che magari vi abbiano anche solo spiegato un po' meglio come funzionano alcune cose che a volte sono effettivamente molto complicate da capire. E se volete il gioco lo trovate su Steam, quindi io gioco attualmente solo su PC. Se vi appassiona la cosa, tenetelo d'occhio perché sta aumentando, sta diventando sempre più complesso, sempre più ricco di cose e ne torneremo a parlarne più avanti. Ragazzi, grazie mille come sempre, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata e ci vediamo presto. Ciao ragazzi!